Ci ricordiamo tutti Giorgia Meloni davanti ai benzinai a promettere di cancellare le accise. Ebbene, invece la verità è un'altra, lo dice questo documento del governo in cui mostra che vogliono aumentare le accise sul diesel, un'altra tassa Meloni per 3 miliardi sulle imprese, le famiglie e i lavoratori. Ecco, hanno smentito tutto il giorno, ma la verità la dice un documento del governo. Le opposizioni vanno all'attacco dopo le parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla manovra. Richiederà sacrifici da tutti perché rimettere a posto i conti pubblici, come esige Bruxelles, impone uno sforzo. Ma tiene a precisare, niente nuove tasse, anche se di mezzo c'è l'allineamento delle accise sul diesel con quelle della benzina. Non solo i cittadini in questi anni sono stati tartassati da questi continui aumenti, adesso si prospetta un ennesimo aumento nella prossima legge di bilancio. L'ennesimo tradimento e fallimento su questa linea da parte del governo Meloni. I partiti sono in fibrillazione. L'abolizione delle accise, si sa, era un vecchio cavallo di battaglia della premier Meloni durante la campagna elettorale, ma la coperta è corta e le entrate da qualche parte ci devono pure essere. È chiaro che tutto quello che viene enunciato e viene detto è un discorso nei 5 anni, quindi l'obiettivo di questo governo è portare nei prossimi 4 anni le accise a una diminuzione netta e le pensioni a un'età pensionabile inferiore rispetto a quella che c'è adesso e le tasse a pagarle in maniera inferiore rispetto a come si pagano adesso. Vediamo, la manovra non è stata ancora presentata, per cui dobbiamo aspettare. Però diciamo che è una possibilità. Sì, è un'ipotesi in campo, certamente. Noi abbiamo chiesto prudenza, il gruppo di non moderati su questo vuole fare la sua parte, esattamente con quell'equilibrio che tenga conto di italiani che fanno più fatica per arrivare a fine mese e quelli invece che hanno una condizione economica migliore.